per anni hanno sbagliato tutte le programmazioni delle lauree in medicina, ci sono pochi medici, ci sono limiti, il governo non ci aumenta al 7,5 lo stanziamento sul Fondo Sanitario Nazionale e ci dice quindi da un lato che dobbiamo tenere alte le prestazioni, ma dall'altro ci impedisce di fare le assunzioni. È un giochetto che fanno tutti i governi, non solo questo, ma perché evidentemente non hanno una cognizione della sofferenza delle persone. Con queste parole il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, spiega la situazione di affanno in cui si trovano gli ospedali pugliesi per la carenza di personale. Una situazione che si ripresenta ogni estate. Le assunzioni ci sono, spiega, ma non bastano a compensare i numeri di chi va in ferie o in pensione. Abbiamo assunto, da quando io sono presidente, migliaia e migliaia di persone. Però la gente va in pensione e comunque dovremmo assumerne molto di più. È un po' come per il trasporto pubblico. Se ci chiedono di fare trasporto pubblico al sud con la metà dello stanziamento che c'è, per esempio, tra Bari e Firenze, a Firenze è finanziato al doppio il trasporto pubblico. Lo stesso vale per la sanità. È chiaro che a Bari aspetti 40 minuti, a Firenze 20 minuti. Però in sanità devo dire che questo problema esiste in tutte le regioni, tant'è che 5 regioni hanno presentato al Parlamento un disegno di legge per aumentare al 7,5 del PIL il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, anche a regioni di centrodestra, perché sulla salute stanno giocando troppo tutti.